Si parla continuamente di inflazione, inflazione di qua, inflazione di là, inflazione al 2%, inflazione troppo bassa, troppo alta, inflazione per sostenere la crescita. Anche qui su WhatsApp Economy abbiamo citato numerose volte il termine inflazione. Ma fino ad adesso non abbiamo mai definito esattamente cos'è l'inflazione e come si calcola realmente. Ad esempio, se aumenta il prezzo dell'ultimo modello della Ferrari, beh, l'inflazione aumenta o diminuisce? Oggi ci occuperemo proprio di questo. Si parla di inflazione quando si ha un aumento generale dei prezzi dei beni, mentre al contrario si parla di deflazione quando si ha una diminuzione generale dei prezzi dei beni. Tutto chiaro. Quindi l'inflazione praticamente è una percentuale, ci dice quanto in percentuale tra un periodo e l'altro i prezzi dei beni siano aumentati o diminuiti. Quindi stiamo parlando di un tasso di crescita dei prezzi. Ma stiamo parlando dell'aumento dei prezzi di tutti i beni e quindi rifacendoci al dubbio di prima. Se l'ultimo modello della Ferrari aumenta di prezzo, inciderà questo aumento sulla determinazione e sul calcolo dell'inflazione? Beh, in realtà no. Infatti, per determinare l'inflazione si prende quello che gli economisti chiamano un paniere di beni, cioè un gruppo di beni ben definito. Come si definisce questo gruppo di beni? Si definisce praticamente andando ad analizzare i beni acquistati più frequentemente dalle famiglie italiane. Il primo passaggio è determinare quali beni vengono acquistati più frequentemente dagli italiani. Quindi si fanno tutta una serie di indagini per scoprire quali prodotti vengono acquistati più spesso e quindi inserirli nel paniere di beni che poi si andrà a calcolare l'inflazione. Il secondo passaggio da compiere è dare un peso a tutti i beni all'interno di questo paniere. Perché ogni bene ha un peso maggiore o minore che inciderà sul calcolo dell'inflazione? Beh, la risposta è molto banale. Infatti basti pensare come un pezzo di pane venga acquistato molto più frequentemente, sia molto più indispensabile per una famiglia rispetto ad una Smart TV, e quindi si darà un peso maggiore al pane rispetto alla Smart TV. Quindi se il pane aumenterà di un euro, questo inciderà sull'inflazione in misura molto maggiore rispetto allo stesso aumento di prezzo della Smart TV di un euro. Dato un peso ad ogni singolo prodotto, si dà un peso anche ad ogni singola regione. Come possiamo vedere, Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna hanno un peso maggiore rispetto a tutte le altre regioni. Quindi se lo stesso bene aumenta di prezzo più in Molise rispetto al Piemonte, beh, questo inciderà molto meno rispetto a una situazione contraria nel quale il prezzo dello stesso bene aumenterà più in Piemonte rispetto al Molise. Quindi abbiamo descritto molto brevemente come si calcola l'inflazione, anche se volete qualche informazione più approfondita vi lascio il link in descrizione dove potete leggere i dettagli in maniera più precisa. Ma è tutta finita qui la storia? Beh, in realtà no, perché come sappiamo la società cambia, le abitudini cambiano del paese. Ciò che io acquisto oggi non è completamente paragonabile a quello che io acquistavo 10 anni fa. E questo ovviamente l'Istat ne tiene conto. Infatti il paniere di beni per calcolare l'inflazione cambia di anno in anno. Quest'anno ad esempio il paniere di beni è stato composto da 1524 prodotti contro 1506 dell'anno scorso. E anche ovviamente i prodotti sono cambiati, si sono evoluti, si sono sostituiti. Ad esempio nel 2018 sono entrati il mango e l'avocado ed è uscito il canone Rai all'interno di questo paniere di beni. Invece quest'anno sono entrati all'interno del paniere di beni lo zenzero, i frutti di bosco, la bicicletta elettrica, lo scooter sharing, la web TV. A mio avviso è molto interessante andare a vedere come cambiano questi panieri di beni da anno in anno, perché ci dicono molto sulle abitudini di consumo dei consumatori e soprattutto ci dicono molto sulle mode che andavano in determinati periodi e sulla tecnologia che cambia. Basti pensare ad esempio che prima c'era il lettore MP3 e adesso non c'è più, l'avocado e il mango, e che ovviamente fanno parte di un certo senso di una moda tra virgolette più salutista, oppure il lettore CD, la Smart TV che è entrata quest'anno all'interno del paniere di consumo. Sono tutti aspetti molto particolari e se volete vi lascio in descrizione un file Excel dove si possono analizzare tutti i cambiamenti di questo paniere di consumi e vedere quanto sia cambiata l'abitudine di consumo di noi italiani. Ok, ma chi non vede l'ora che arrivi il Black Friday? Beh, io. E chi è che sta risparmiando un po' di soldi per spenderli proprio nel Black Friday?
Beh, ancora io. Questo incide fortemente sul calcolo dell'inflazione perché, come abbiamo visto, gli sconti incidono all'abbassamento dei prezzi e quindi all'abbassamento dell'inflazione, e anche perché magari molti consumatori tendono a risparmiare qualche mese prima del Black Friday e questo tende a diminuire l'inflazione o comunque a modificarla. Quindi questa piccola curiosità come il Black Friday possa incidere sia in maniera diretta che indiretta sul calcolo dell'inflazione. Quindi finalmente abbiamo capito come viene calcolata l'inflazione. Però ancora ci rimane da capire come viene determinata l'inflazione, tramite quali meccanismi economici, eccetera, eccetera. Ovviamente non è l'oggetto di questo video, lo approfondiremo magari successivamente. Però vi lascio con un'ultima chicca. Uno dei fenomeni più particolari dovuti all'inflazione è l'illusione monetaria. E vi faccio un esempio per capire di cosa sto parlando. Supponiamo che Adam, Ben e Carl vivano in tre regioni differenti e abbiano un'eredità di 200.000 euro e decidono di spenderla acquistando una casa. 5 anni dopo, questi tre ragazzi decidono di vendere la propria casa. Però dopo questi 5 anni, ogni regione ha subito un andamento dei prezzi diversi l'uno dall'altro. E andiamo a vedere cosa è successo. Nella regione di Adam in questi 5 anni si è verificata una deflazione del 25% e vende la casa ad un prezzo del 23% in meno di quello che aveva pagato. Nella regione di Ben durante questi 5 anni i prezzi sono rimasti stabili e Ben vende la casa a 198.000 euro, cioè l'1% in meno di quanto l'aveva pagata. Invece nella regione di Carl c'è stata un'inflazione del 25%. Come abbiamo detto, 5 anni dopo Carl decide di venderla e la vende ad un prezzo di 246.000 euro, cioè 23% in più di quanto l'aveva acquistata 5 anni prima. Ora ovviamente non so qual è stata la vostra risposta, però dovete sapere che molto spesso le persone indicano come Carl la persona che ha fatto il miglior affare tra tutti, e questa è la risposta sbagliata. Ed è proprio questo il fenomeno dell'illusione monetaria, che ci dice proprio come le persone facciano un'estrema fatica a determinare il vero valore dei beni, proprio perché non fanno conto dell'inflazione. Infatti, tenendo conto dell'inflazione che erode il nostro potere d'acquisto, il miglior affare l'ha fatto Adam, ottenendo un guadagno reale del 2%. In seconda posizione c'è Ben, che vendendo la casa in quel momento ha perso l'1% di valore reale. E infine l'affare peggiore l'ha fatto Carl, che vendendo la casa in quel momento ha subito una perdita in termini reali del 2%. Ora, anche qui questo concetto di reale e nominale l'ho approfondito anche in un altro video. Il valore reale di un bene è il valore nominale meno il tasso di inflazione. E il valore reale ci dice proprio quanto vale realmente quel prodotto, perché appunto l'inflazione erode il nostro potere d'acquisto e quindi dobbiamo sempre tenerla conto quando noi facciamo i nostri calcoli. Spero di essermi spiegato, l'argomento inflazione è enorme, spero di aver dato un taglio ben preciso spiegando più o meno come si calcola e anche questo fenomeno come l'illusione monetaria molto particolare, che molto spesso non viene appreso dalla stragrande maggioranza della popolazione. Ci sarebbe anche da parlare su come viene determinata l'inflazione a livello proprio economico e quali sono i fattori che determinano l'aumento dei prezzi o una diminuzione dei prezzi dei beni di consumo, però questo magari lo vedremo in un altro video. Per adesso c'è tanta carne sul fuoco, spero di essermi spiegato abbastanza e ci vediamo al prossimo video. Ciao!